per 7 minuti, grazie. Buongiorno Presidente, buongiorno senatori, ringrazio voi del breve tempo a disposizione e anche la senatrice Granato che ha insistito che fossi presente. Allora, quello che in questo lasso di tempo colgo l'occasione per rifarmi a quello che la relatrice francese ha detto riguardo l'incertezza scientifica. L'incertezza scientifica è quella che comunque è il giustificativo che sta prolungando l'emergenza per la evidentemente nota inefficacia dei vaccini a bloccare definitivamente quello che il mainstream, il sistema reputa una pandemia mortale, ma oserei dire che è fondamentale per la Commissione Affari Costituzionali mettere in discussione quello che è l'architettura della governance europea nazionale delle classificazioni delle malattie. Apro una parentesi, vi ricordo che in Italia siamo sotto la classificazione ICD-9-CM, che è vecchia di 42 anni, che è fuori totalmente dai radar dello stesso MS, che è il promulgatore e apparentemente è colui il quale che la verifica e controlla. Vi ricordo le lacune enormi di questa classificazione, tipo per esempio, ce lo insegna la letteratura, il 50% in più di cause di decessi da polmonite, ricordandovi anche che siamo nel paese più vecchio del mondo insieme al Giappone. Al gennaio 2020 eravamo, mi sembra, sul 23,1% di over 65, di cui mi pare di ricordare il 97% multipatologici, il 64% tripatologici, quindi con una necessità fisiologica di terapie intensive che, premetto, nel 2017 c'era un normale accesso alle terapie intensive al 45-50% senza nessun problema. Poi noi qui abbiamo eliminato i sistemi di algoritmi tipo il gruppo EPICO dell'Istituto di Sanità col pretesto della spending review, per poi fare contratti con la Fondazione Bruno Kessler, che invece ha prodotto questi stessi algoritmi simili, che poi sono quelli che hanno colorato le regioni, e in parallelo sono venuti fuori le soglie del 30% nelle terapie intensive come indicatori di risultato, addirittura il 30%. Quindi è ovvio che c'è, come è evidente, che la secondo lockdown del novembre 2020, basta leggere i giornali, è stato creato dal rischio organizzativo, non da questa letalità di questo virus che si presenta con una sintomatologia che io tuttora oggi ho di un banale in influenza stagionale con tosse, febbre, raffreddore e una voce un pochino deformata. Quindi il consiglio che do a voi, come, secondo la mia modesta opinione, come esperto di governance sanitaria nazionale e internazionale, di risk management, siete veramente, secondo me, l'ultimo baluardo di difesa dello Stato, e vi consiglio di andare un pochino a capire la genesi di questa pandemia, di vedere quali che sono gli organi decisori. Vorrei capire la funzione di questo INCRA, l'avrei gestito nel 2020 ancora da Guido Rasi, che nel contempo no, professor dottor Belli, considero sufficiente quello che ci ha detto, la ringrazio molto per il suo intervento, ma la pertinenza delle sue osservazioni al tema è calante e quindi, anche considerati i nostri lavori, devo interrompere qui l'audizione. Do la parola.